È stato prorogato lo stato di emergenza per quanto riguarda la pandemia in corso. A margine di una conferenza stampa, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto il punto della situazione riguardo le festività di Natale. In questi giorni, ha detto, la regione Campania emetterà delle ordinanze che firmerò per evitare assembramenti alla vigilia di Natale, come abbiamo già fatto lo scorso anno. Credo che fra oggi e domani la Regione Campania emetterà delle ordinanze che firmerò per evitare assembramenti alla vigilia di Natale, come abbiamo già fatto lo scorso anno. Quindi firmerò delle ordinanze che vietano la vendita di alcolici nella serata e vietano gli assembramenti e anche un'ordinanza che vieta le feste in piazza di Capodanno. Immaginare di avere assembramenti di decine di migliaia di persone senza mascherine e un po' su di giri, come è inevitabile che sia a Capodanno, facciamo i controlli, ma che vuoi controllare a Capodanno? Credo che si debba vietare ogni festa in piazza se vogliamo stare tranquilli nei mesi successivi, perché noi rischiamo per la follia di una settimana di essere chiusi tutti per mesi dopo Capodanno. Allora firmerò, credo fra oggi e domani, queste ordinanze per il blocco della movida prenatalizia e delle feste in piazza a Capodanno. De Luca poi parla anche del piano vaccinazioni per la fascia pediatrica. Bisogna avere fiducia, credo, sottolinea De Luca, che scontiamo mesi di disinformazione e confusione. Davvero irresponsabile. Di avere fiducia non nei responsabili politici, ma nei primari di pediatria del Bambin Gesù, del Santo Bono, del Gaslini. Io credo che scontiamo mesi di disinformazione e di stupidità mediatica anche. Dovremmo spiegare alle famiglie che il vaccino Covid è analogo al vaccino contro la poliomielite e contro il tetano. Non è facile, perché veniamo da mesi veramente di confusione e di aggressioni mediatiche davvero irresponsabili. In questo caso bisogna lavorare con molta prudenza, con molta sensibilità con le famiglie. C'è una preoccupazione reale, dunque dobbiamo far parlare i primari di pediatria, dobbiamo persuadere i cittadini a utilizzare il vaccino per evitare conseguenze che possono essere pericolose per i bimbi in caso di contagio Covid. Questa poi è la ragione fondamentale. Se un bambino viene contagiato, rischia di avere danni anche di lungo periodo dal Covid. Faremo tutti questo lavoro, a cominciare da me. Dovrò vaccinare la mia nipotina che ha 6 anni. Io e mio figlio che ne ha 11. Lo farò, benissimo, allora siamo in due a fare questo Sì. lavoro, ma ripeto, è un tema da affrontare con grande, grande, grande sensibilità perché dobbiamo superare la paura delle mamme e dei papà con la persuasione e con la ragione. Noi a ieri avevamo 3.000 prenotazioni nella fascia 5-11 anni, in Lombardia già siamo, credo, 40.000. a 40.000 prenotazioni. È chiaro che siamo in ritardo, è chiaro che nel sud c'è un eccesso di preoccupazione. Dobbiamo recuperare, ma ripeto, con molta pazienza in questo caso e con molta sensibilità nei confronti delle mamme e dei papà.